ragazzi e benvenuti al Grand Final del Super Trofeo Lamborghini in Portimão. È veramente un weekend molto impegnativo, sto correndo sia nel campionato americano che quello europeo con il team Bonaldi e il team Taurino. Devo dire che stiamo facendo molto molto bene. Nel pomeriggio si è concluse le prove libere, quindi le free practice, e sono iniziate le qualifiche. Abbiamo ottenuto la pole position per il campionato europeo e un terzo posto nel campionato americano. Quindi ragazzi, come dicevamo, è un weekend molto impegnativo. Il programma di questo fine settimana è appunto partendo dalle pole position che si sono appena svolte e domani 4 gare in un giorno. 2 gare per l'europeo, 2 gare per l'America. Posso stare un po' più tranquillo nella parte europea perché il campionato già l'abbiamo portato a casa, però nell'America stiamo combattendo per la P2 e un punto con la P3. E sarà una giornata lunga e molto intensa. Appunto nel sabato e nella domenica rifaremo le qualifiche per determinare la griglia di gara 1 e gara 2 per le World Final. Andiamo! Away, and actually there's a little bit more spray being generated as they go down towards Primeira, the first corner that I was expecting. You glanced away from the line on this long pit straight and then drop downhill. The road then climbs a little through the next two elements of the first corner. It goes right, right, and then right again. Its way into the pit lane. The lights on the gantry are red, and the lights on the gantry will change potentially. Lori Spinelli accelerates away and the cars blast down towards turn one. This time we do get a green light, so we do go racing, and it is Lori Spinelli that leads, with Lewis Williamson then diving up the inside line. Liberati dives through as well but can't quite do it. Around the outside, Amory Bonduel does what he did at the first time of asking, grabs the race lead, one or two running wide, perhaps exceeding track limits by going off the road. But Spinelli again, look, goes backwards. Now, is that because he's elected to go onto slicks and others haven't? Or has he got a problem because Spinelli tiptoes his way out of the corner? Venerdì, giorno di gare, ne abbiamo appena concluso il mio stint, il mio compagno è in macchina. Abbiamo preso un rischio, siamo partiti con le gomme slick sotto il bagnato. È stata una decisione un po' azzardata, però potevamo permettercelo perché appunto il campionato l'abbiamo portato a casa. Vediamo ora, sta sempre asciugando, quindi chissà, forse negli ultimi 5-6 minuti se possiamo guadagnare qualche posizione. It's almost time to go racing once more here in Portimão for, this time, the North American Championship within Lamborghini Super Trofeo. The sixth event brings the American teams to Europe as part of the Lamborghini Grand Finals weekend. The car with the lights on red are about to go green to get the first North American Championship race underway. A slow start made by Piquet and a very good start made by Kuyla as they make the run down now towards turn one. So it's Kuyla just ahead of Lori Spinelli. Piquet drops down to third as the cars now dive down towards the first corner. Spinelli goes right round the outside. There's contact. Spinelli spins. Around he goes. Everybody else manages to get through the melee, but Lori Spinelli spins and then two more go a-missing. Oh, drama from the first couple of corners. Uphill over the brow they come into turn seven. So there is Spinelli in the Taurino Racing by D Motorsports car. And Nelson Piquet feeling the pressure now, the Ansa Motorsports entry. Remember though, Piquet goes solo, so he will continue at this pace race long, whereas Spinelli has a co-driver and the pace of that car will be effective accordingly. He's also, Lori Spinelli, being warned about track limits as they come now out of turn 11, drop downhill to the outside line goes Spinelli. Brave, brave stuff, right round the outside. Has he got the race lead? Yes, he has. Brilliant move all the way around the outside of Piquet, who comes back at him on the inside. Spinelli will have the inside line though now, going up through turn 14. The line comes to him and Lori Spinelli goes through, now secures the position. Great racing between the pair of them. And after all of that, Lori Spinelli coming down towards turn 15 is the race leader. Bene, gara 1 si è conclusa del campionato americano. È stata veramente una gara pazzesca, perché devo dire che alla prima curva ero secondo, mi hanno fatto rigirare. Per fortuna ho fatto un 3,60, quindi sono riuscito a riportarmi in traiettoria, continuare la mia gara.
giro dopo giro andavo sempre più forte, ho recuperato 3-4 posizioni. E purtroppo per una mancanza di comunicazione radio non sono riuscito a sentire quello che mi comunicava il team, infatti abbiamo ricevuto diversi track limit e questo comporta una penalità di 5 secondi di penalità. Quindi tutto sommato abbiamo finito la gara in prima posizione, ma ci sposteranno in P2. The start was nice. Yeah, it was nice. It was really nice. So I can take notes for the next race. Vediamo dopo per l'Europeo. The final round of the Lamborghini Super Trofeo Europe is about to get underway here at the Algarve Circuit near Portimao. Now, and they blast away. Away goes Michel Gatting as there Loris Spinelli takes over the race lead. Fantastic! So Loris Spinelli now not only leads but has to pull out 10 seconds because that car, remember, penalised with the contact Max Wiering on Stefan Lemeret. Now Loris Spinelli versus Michel Gatting. With respect, you put your money on Loris Spinelli to stay ahead, but can he pull away by 10 seconds in 18 and a half minutes? We'll find out, won't we? Because this is the task ahead of him now. So, it is yet again Loris Spinelli and Max Wiering that take the win, and ninth of the year for them. Out what has been a busy day here at the Autodromo Internazionale do Algarve here in Portimao. The final race of Lamborghini Super Trofeo North America is coming to the grid for 50 minutes with, of course, mandatory pit stops, with driver changes in many of the cars, and crucially, with championships in the classes to be decided. In a moment, Nelson Piquet accelerates away. We're still on red. Now we go green, but I just wonder whether that might be a start that gets looked at, because Nelson Piquet accelerated away on his way up to the green light rather than at the green light. But either way, he leads into turn one from Carl Marcelli in second place. Then Brian Ortiz goes round the outside there. He is fourth, but being crowded a little bit as they come up towards turn four. Is Loris Spinelli the race leader? Like I say, 9/10 of a second, but he was quicker than Formal last time, so potentially this is a gap that's going to grow. He's going to be the checkered flag this time. He's actually not going to get the fastest lap in this race, unless he happens to do it on this very last lap, because it's Nelson Piquet that has done that time. Checkered flag at the ready, and Loris Spinelli comes through to score a second win of the day. Loris Spinelli and Gianna Taurino take race honors. Beh, anche gara 4 della giornata si è conclusa con un'altra vittoria dopo quella europea. Devo dire, sono un po' più contento in questo caso, perché questa mattina ci è sfuggita per una penalità e devo dire che è uscita fuori molto bene. Ringrazio il team e pensiamo ora solo al Grand Finals. È sabato e il Grand Finals è appena partito. Diciamo che è partito già questa mattina con le qualifiche, che purtroppo abbiamo concluso in P2 a 12 centesimi dalla pole position. È stata una qualifica dura, abbiamo un po' sbagliato le pressioni, oggi fa molto caldo e non sono riuscito a sfruttare bene il picco della gomma, ma comunque la gara è lunga, abbiamo visto ieri che abbiamo un gran passo e cerchiamo comunque di portare a casa più punti possibili.
entrare di curva 3, dove Spinelli cerca, quando non è vicino, di sacrificarla. Perché? Perché poi si esce forte qui nel tratto che porta curva 4, si scollina, lungo tratto che questa volta Spinelli sbaglia. Bravo Piquet, perché ha delle linee precise, perfette, e ovviamente non permette al suo avversario di arrivare così vicino da portare la staccata qui. Che rischio per Spinelli, che è veramente molto vicino. Questa volta uscito forte, lo affianca, ma che curva ha fatto! Arrivano affiancati con la trazione, la traiettoria dovrebbe essere però a favore di Piquet. Arrivano appaiati, con Piquet che si butta dentro, lo accompagna verso l'esterno per mano, e in maniera molto aggressiva si incrociano nell'ingresso di curva 8. Si sale in su, nuovamente insieme. La pressione del pilota italiano è di quelle prepotenti. Italia contro Francia giù, rosso contro giallo, fluo lì dietro, Bonaldi contro Hamza. Da dietro ad avanti si scuote, si cecera lo spoiler posteriore con Piquet che va leggermente largo. Spinelli si ributta giù, vanno insieme, stanno rendendo onore a questa categoria. Attenzione esterno nell'ingresso della curva 13, Spinelli si toccano, lo cuce all'esterno. Ma che sorpasso è quello di Lori Spinelli, fatto all'esterno di curva 13. Prendete una matita e segnatelo. Quello che ha fatto Loris è passato in un punto dove probabilmente la fisica si ribalta, e lui ha detto ok, era l'unico jolly che avevo, l'ha calato e ha fatto scacco matto al suo avversario, va via adesso, prende margine, bravissimo nel prepararla così. Alla fine ha vinto. Sto male. Un gin tonic. Let's go. Ha detto ma non glielo faccio ancora là. Non si alza più l'uccello per 20 anni ora, lo sai. What an amazing performance you put in your first stint as well. Yeah, I mean, I struggled a bit to find my pace at the beginning of the race, and I had a really clean and tough battle with Piquet. I enjoyed really a lot. It was really tough to stay behind for the underseer, but at the end, when I overtook him, I was in the right way for find my the best pace. I tried to open as much as possible the gap, and nothing. He finished the job. I'm absolutely happy for that. The car was strong as always, and let's try to do it. Ciao ragazzi, come vedete siamo proprio sotto il podio. L'abbiamo portata a casa, non completamente, ma gara 1 è stata fantastica, è stata dura, intensa, ma abbiamo lavorato molto bene, quindi nulla. Dobbiamo solo attendere domani per vedere come andrà a finire. And then for the champions, and if we combine Dutch drivers and an Italian team, this is going to get very noisy, I'm sure. For Bernaldi Motorsport, the overall champions are Loris Spinelli and Max Wiering. Yeah, I don't know.
fare di 37 massimo a 5. Adesso si allaccia la cinta a tre punte. Da ovviamente una mano parte attiva il pilota che scende. Eccolo qui Max Wittig con il classico in bocca al lupo, gestione della pressione dei pneumatici, anche un inciampo sul meccanico che stava misurando la pressione. Pronto Loris Spinelli a prendere il via del Bonaldi Motorsport, vettura numero 61. Che davanti, poi Cugliala, poi Marcelli che si dovrà ancora fermare, anche Tickens che dovrà dare il cambio a Marzio Moretti. Eccolo qui, suona il V10, suona il V10, canta, lo fa cantare Loris. Iron Dames fermo, sarà uno dei primi a partire con Dorian Pin. Eccola che riparte adesso. Anche la vettura dell'Oregon è questa qui, quella di Marzio Moretti e Milan Tickens. In questo caso, ecco, perdono, non abbaglio. Fuori via il guidatore, canta il 10 cilindri aspirato, dentro qui occhio alle vetture che arrivano, dentro anche Loris Spinelli che è uscito dai pit. Gara 2 delle Grand Finals, ragazzi, si è conclusa. Abbiamo concluso questa stagione in P2 nelle 4 Finals e prima nell'European Championship. Devo dire che è stata una stagione molto intensa e combattuta. Il ritmo delle 4 Finals era molto alto e appunto pensare che comunque la pole position mi è sfuggita per 12 centesimi. Sono molto contento e soddisfatto del lavoro svolto. Anche oggi siamo comunque riusciti ad avere il passo migliore nel secondo stint di gara, e anche se comunque non siamo riusciti a concludere in prima posizione, sono molto contento e riproveremo il prossimo anno.